L'approccio con il marito è quello che preferisco. Quando chiamo e risponde un uomo, io non dico che sono Camilla della Kirby di Paperopoli, come dico di solito. Dico che sono Camilla e basta. E che vorrei parlare con la signora Obiettivo. Lo scopo è ovviamente indurlo all'equivoco che possa trattarsi di una conoscente della consorte. I mariti hanno tre tipi di reazioni standard che è possibile staticizzare. Quella roba lì, fare statistica. L'uomo che non deve chiedere mai, muore dalla voglia di sapere che cacchio vuoi da sua moglie, chi diamine sei, come hai avuto il loro numero, ma se lo chiede fa la figura di quello che non conosce i fatti della moglie, per cui di solito fa un attimo di silenzio, poi dice, gliela passo subito, con il tono esitante di chi comprende che qualcosa di importante gli sta sfuggendo. Questi uomini sono la maggioranza, una parte di me esulta, ma un po' mi dispiace. Luigi 16, questo non si vergogna per niente a chiedere perché voglio parlare con Maria Antonietta. A quel punto non c'è scampo, glielo devi dire che la moglie non ti conosce, che non è niente di urgente e che si tratta di una cosa che riguarda la padrona di casa. Lì Luigi 16 attiva il plurale maiestatis. Non vogliamo niente. Bellissimo, lui non vogliono niente, essi non ha bisogno di nulla. Provo a replicare, debitamente docile, con quella sfumatura di voce tra il conciliante e l'imbarazzato che usano le femmine quando devono parlare delle loro cose, c'è un uomo davanti. Ma non le ho offerto nulla, volevo solo parlare con sua moglie. Volevo solo parlare con la sua signora a proposito di una questione che riguarda la cura e l'igiene della casa, cose di donne, insomma. Lui ribadisce, pluralissimo e lapidario, le ho già detto che non compriamo niente e non ci interessa. Lui non comprano niente, loro non è interessato. Fa ridere, ma io un uomo che mi toglie la soddisfazione di dire vaffanculo di persona non lo vorrei. Certe libertà non fanno parte della comunione dei beni. Poi c'è il signor Otello. Chi è lei? Niente tono interrogativo. Chi è lei? È un'affermazione. Sono Camilla di Paperopoli, stavo cercando la signora Desdemona. E cosa vuole da mia moglie? Capisci subito che non è un semplice perché. Non è il cosa vuole che conta, è il mia moglie. C'è tutto un mondo che si svela, che si intuisce angusto e sospettoso. Terreno minato, sminare subito. Niente di urgente, signor ostacolo. Se crede posso richiamare, oppure se vuole dico a lei, tanto a lei e a sua moglie non fa differenza, per me è una cosa che riguarda la casa, che è di entrambi. A questo punto Otello molla le resistenze, perché se posso dirlo anche a lui, allora non è necessario che lo sappia, e se non avessi potuto dirglielo che invece sarebbe stato indispensabile saperlo. Ovviamente le cose più esilaranti accadono quando si esce da questi tre stereotipi. Oggi un signore mi ha ripagato di anni di delusioni in campo maschile con una telefonata fulminante che la metà delle risate che mi sono fatta bastava. Pronto, sono Camilla di Paperopoli, posso parlare con la signora Caius? Quella puttana se n'è andata ieri con un altro, le darei il numero di cellulare solo per il gusto di rompere le palle, ma tanto la stronza non risponde. Comunque se le risponde mi faccia sapere.